campagna, dalla Puglia. La campagna ha anche centinaia di piani eolici sulle colline, un paesaggio veramente straordinario. E qui vediamo proprio l'abbinamento del secolo, cioè il vento, l'energia, il pubblico e il privato. Allora, noi siamo i più grandi produttori di quei piloni che vedete del mondo. La fabbrica a Priolo, c'è anche una raffineria di Garrone. Ecco la schizofrenia di oggi. Petrolio e vento, ci si buttano tutti su questa energia, è il futuro. Ci si buttano i petrolieri, ci si butta Moratti, ci si butta Garrone, ci si butta l'Eni, l'Enel. Ma il loro core business, cioè il loro lavoro, per il 95% rimarrà sempre il petrolio marcio. Sono dei fossili, si buttano su queste cose perché hanno i finanziamenti pubblici. Allora succede così, cosa vuol dire pubblico e cosa vuol dire privato? Il pubblico ci mette il vento, il privato ci mette l'impianto. Ora si rischia come in Sardegna, come in Sicilia, in questi posti, che il pubblico mette il vento e i ricavi dell'energia vanno in una finanziaria in Lussemburgo, vanno dai grandi manager. Allora non bisogna, è la politica. La tecnologia esiste, è straordinaria, ci vuole la politica che regoli queste cose, non lasciarle in mano a questi privati che si stanno scannando per pulirsi, per mettersi una giacchina nuova nel futuro, con l'eolico, col fotovoltaico, hanno capito il business, hanno i finanziamenti anche lì. Allora questa energia deve rimanere nel paese, nei paesi vicino, qui ci saranno 100 impianti, probabilmente non ne vedono neanche un vasto di questa energia. Perché va in una rete monopolista che la distribuirà ad altri paesi o in altri posti. Allora, la politica è questa, far convergere il pubblico col privato, ma il pubblico mette la materia prima, il vento. I danesi fanno ormai il 20% della loro energia così, i tedeschi entro il 2030 toglieranno tutte le centrali, non fanno centrali nucleari. Allora, è meglio una cosa così o dei tralicci dell'Enel? È meglio una cosa così o delle centrali nucleari o a carbone? È questo che dovete rendervi conto. Qui siamo immersi veramente nel verde, nel futuro. Allora, che cosa può essere? Allora, questi impianti danno sempre energia perché c'è vento e possono dare sempre più energia anche di notte, quando le fabbriche sono chiuse, che non hanno bisogno. E dove va a finire l'energia? La svendono magari. Come in Danimarca, che la maggior parte di energia gli impianti eolici la fanno di notte. La fanno di notte e la svendono. Allora si sono inventati una cosa, la circolazione delle macchine nelle città. Io ho una macchina elettrica qua. Allora questa macchina elettrica potrebbe essere caricata di notte con l'energia prodotta da questi impianti che producono energia di notte. E succede una cosa meravigliosa in Danimarca. Un progetto israeliano e danese per far circolare in Danimarca 100.000 auto elettriche caricate di notte con l'eolico e poi di giorno, visto che non la consumano tutta, l'energia che avanza dalle macchine elettriche viene rimandata alla società fornitrice, c'è un rapporto bivalente tra chi dà l'energia e chi la riceve, quindi una macchina può ridare l'energia che non usa di giorno e quindi eliminando i picchi di consumo nelle città. È una cosa straordinaria, qui non c'è inquinanti, non c'è niente, non si brucia niente. Non bruciando niente la salute diventa una cosa primaria. Allora questo è veramente il futuro, non fatevi ingannare. Io arrivo dalla più grande esposizione di solare d'Europa, che è la fiera di Verona. Insieme a Monaco è la più grande d'Europa, c'erano tutti gli espositori di qualsiasi genere, di eolico, di fotovoltaico, di geotermico. È il futuro, questi settori raddoppiano ogni anno, faranno posti di lavoro, Obama ci punta 3 milioni di posti di lavoro entro il 2010-2015. Allora, ho visto questa fiera dove c'erano tutti gli espositori del mondo, c'erano i cinesi, c'erano gli israeliani, c'erano i coreani, i giapponesi. Ecco, chi mancava in quella fiera lì, la più grande d'Europa? Mancava un politico, non c'è andato un politico, e dove erano? I nostri politici, i nostri fossili politici, le nostre salme, a inaugurare un inceneritore di Acerra che ha una tecnologia di 20 anni fa, che ha pigiato un bottone e si sono guardati tutti in faccia perché non è partito niente. Quindi buon 168 e avanti col futuro.